Ciao a tutti, sono Francesca, sono una guida del Museo di Scienze Naturali di Torino. La conoscete la storia della strega Plutarca? No? Ok, allora ve la racconto. In una casetta circondata da alberi vive la strega Plutarca. Plutarca è una vecchietta con gli occhiali, dai capelli grigi, che porta in testa un buffo e grande cappello. Quando era giovane, a cavallo della sua scopa magica, girava il mondo. Al ritorno dai suoi viaggi, amava portare a casa specie diverse di animali: volpi, ricci, scoiattoli, conigli e tanti altri. Il suo desiderio era quello di farli vivere tutti insieme e giocare nel suo immenso giardino. Adesso che ormai è vecchia, non viaggia più e ama trascorrere le sue giornate a giocare con i suoi amici animali. L'ultimo gioco che hanno fatto insieme è stato nascondino. Anche strega Plutarca doveva nascondersi. Ma ahimè, è una strega pasticciona. E così sbaglia a leggere l'incantesimo. E invece di sparire, trasforma tutti gli animali che giocano con lei. In che cosa avrà trasformato gli animaletti la streghetta? Lo scoprirete nel laboratorio di Disegna con la strega Plutarca. A presto, ciao!